Una protesta davanti al liceo classico di Cuneo, un insegnante ha allestito un banchetto e con il PC fa lezione online. Qual è il motivo della protesta? Il motivo della protesta, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti, il motivo della protesta è appunto essere totalmente in disaccordo con le ultime direttive date dal governo riguardo alla chiusura della scuola e la messa a didattica a distanza delle lezioni. Il motivo è stato questo, io non approvo assolutamente, oltre le scuole sono stati chiusi tutti i centri di diffusione della cultura come teatri, musei, mostre, gallerie. Penso che avrebbero potuto organizzare meglio a settembre il ritorno a scuola, soprattutto potenziando i trasporti o estendendo l'orario tra mattina e pomeriggio o con ingressi scaglionati. E credo che questa sia una priorità adesso, perché continuiamo a essere in didattica a distanza dopo 3 mesi e più questa primavera, adesso siamo in didattica a distanza da 1 mese e la cosa continuerà. Ed è importante cercare delle soluzioni nonostante l'emergenza, perché frequentare in sicurezza si può, ma si deve collaborare, si devono cercare delle soluzioni, cioè è prioritario, i ragazzi e le ragazze devono tornare assolutamente in presenza. Che cosa si rischia di perdere con la didattica a distanza? Tutto, si rischia di perdere la socializzazione, il contatto umano, l'educazione, l'istruzione, la cultura, l'insegnamento alla libertà, cioè si perde tutto, c'è una perdita, noi siamo davanti a uno schermo, loro sono davanti a un altro schermo. Fino a quando proseguirà la sua protesta? Ad oltranza, finché non verranno prese delle decisioni che permetteranno di rifrequentare in presenza nonostante l'emergenza.